Sono decine quelli rubati nel cimitero di Monte Maggiore al Metauro, ma questa volta non parliamo di fiori, bensì di vasetti di rame, quelli situati qui, sotto le grate, vedete? In questa tomba è presente, mentre in altre è sparito. Ad accorgersene sono stati parenti dei defunti che ci hanno segnalato questa situazione incresciosa. Dei furti insoliti che fanno riemergere l'ormai noto problema dell'assenza delle telecamere di videosorveglianza, le quali sarebbero sicuramente utili a far desistere i malintenzionati. Amareggiati, ovviamente, coloro che si recano al cimitero per pregare per i loro cari e sistemare con amore fiori o altri oggetti. Ci siamo accorti che il barattolo interno a quello di ceramica, che è di rame, sono spariti. E ne sono spariti tanti, tant'è vero che le persone li hanno rimpiazzati con plastica oppure mettendoci piante, però questi cosetti di rame ti accorgi che non ci sono più nel momento stesso in cui infili i fiori e non reggono, e poi vedi che infilando l'acqua non tracima in quello di sotto e ti accorgi che non c'è più il barattolo interno. È successo in questi giorni o è una situazione che va avanti da più tempo? No, è una situazione che va avanti da tempo, ma non è sempre. Poi ti accorgi perché poi il cimitero è piccolo e quindi te ne accorgi così quando ci si ritrova magari un po' di più, allora magari anche, che ne so, nel primo di novembre quando ti ritrovi a portare i fiori, allora ti ritrovi che non c'è più il barattolo interno. Oppure sono spariti dei piccoli oggetti che le persone mettono davanti, specialmente i bambini, pupazzini, queste cose così. Anche i fiori costosi spariscono, fiori di seta. Ci sono state delle persone che avevano lasciato la borsa in macchina di fuori, si sono ritrovati il finestrino spaccato e la borsa sparita. Cioè, comunque, anche essendo un piccolo paese, da noi c'è sempre quello che... Ma non sono robe di ragazzate queste, non sono ragazzi, insomma. Avete parlato con i servizi cimiteriali o con il comune per sapere anche se ci fossero delle telecamere di videosorveglianza? No, non è possibile mettere telecamere da noi, il paese è piccolo e quindi hanno già anche problemi di loculi, di posti per fare i loculi nuovi, quindi non penso proprio che il comune intenda mettere delle telecamere. Ci vorrebbe che stia l'educazione delle persone.